Amici, buonasera a tutti. Oggi 11 settembre tratteremo del caso del mostro di Firenze, almeno una minima parte. Premetto che ne parlo in cronaca vera, nel mio canale, in molti video e interviste e nei miei libri. In cronaca vera ho dedicato diverse rubriche al caso, alcune a Pietro Pacciani, il rubicondo contadino di Mercatale Val di Pesa, che sicuramente non è il mostro di Firenze, ma un poveraccio che venne incastrato per una serie di motivi. Una rubrica l'ho dedicata al delitto del 1968 e una rubrica ai tre delitti consumati dal mostro di Firenze nel mese di settembre, quello che io chiamo il settembre nero del mostro. Esattamente negli anni 1974, 1983 e 1985. Premettiamo che il mostro di Firenze è una combinazione criminale, quindi una o più persone ancora non si sa, che nella zona di Firenze ha ucciso almeno 9 coppie con una pistola Beretta calibro 22, scendendo il pube a 4 donne e la mamella sinistra a 2 di queste. 8 sono le coppie appartate che gli sono state addebitate, anche se qualcuno, fra cui il sottoscritto, non gli attribuisce la prima coppia uccisa, cioè le vittime del delitto del 1968, Barbara Locci e Antonio Lobianco. Comunque non si ha la certezza che la mano assassina sia la stessa, se la pistola sia passata di mano in mano, se il soggetto escissore sia lo stesso, quali siano i moventi, le motivazioni e le logiche criminali di questa combinazione particolare. Sono molto interessanti le date, i luoghi e le vittime. Nel 1968, 21 agosto, vennero uccisi Antonio Lobianco e Barbara Locci, amanti. Nel 1974 vennero uccisi 2 fidanzati a Borgo San Lorenzo. Nel 1981 vennero uccisi nella zona di Scandicci 2 fidanzati, e lì cominciò la serie escissoria del mostro di Firenze. Nel 1982, quindi qualche mese dopo, nell'ottobre dell'82, a Calenzano venne uccisa una coppia, sempre col rito escissorio del pube della donna. Il 19 giugno del 1992 a Montespertoli venne uccisa una coppia in macchina, ma non ci fu il rito escissorio mutilatorio. Nel 1983, nel settembre, vennero uccisi 2 tedeschi nella zona di Giogoli, lì non c'era il sesso femminile da predare. Nel 1984, 29 luglio, vennero uccise a Vicchio Maria Rontini e Claudio Stefanacci, e lì fu la prima volta che il mostro, oltre a riscindere il pube della vittima femminile, escisse anche la mamella sinistra. L'8 settembre del 1985 il mostro uccise un'altra coppia, escindendo sempre pube e mamella. In ogni delitto noi possiamo andare a considerare che ci sono delle peculiarità singole in ogni delitto, peculiarità invece che sono trasversali, e ci sono anche delle analogie particolari. Comunque, vi sono anche sospetti che il delitto del 1968 non sia stato effettuato con la pistola del mostro e che in seguito vi sia stata un'attività molto complicata di sostituzione dei bossoli per fare credere che fosse così, però questa è un'altra storia, ne parleremo in seguito. Cominciamo del delitto del 1968, che ho trattato nella rubrica di fine agosto in cronaca vera. Vittime Barbara Locci e Antonio Lobianco, amanti. Questa è la matrice iniziale della serie, è il delitto che forgia e prepara lo stampo per tutti i delitti del mostro.
è il nucleo intimo e dominatore della sua complessa firma psicologica, cioè perché il mostro fa quello che fa, cosa lo soddisfa, cosa gratifica i suoi desideri intimi, nascosti, perversi, maledetti. Quindi è la sua complessa firma psicologica, composta però dalla fusione di quattro azioni esecutive rituali, dettate, come già ho detto, da inconfessabili bisogni intimi da gratificare. Quindi il primo è uccidere sempre con la pistola berretta calibro 22, quella del 1968 a seguire. Secondo, separare la coppia, scollarla, portare la donna sull'altare sacrificale e lì agire su di lei. Terzo, incidere la donna con una lama affilata per scinderle il pube e per scinderle la mammella sinistra. Quarto, frugare la borsetta della donna, rovistare nel cruscotto della vettura. A questi quattro aspetti di matrice psicologica si aggiungeranno altri che sono misti, intrecciati e saldati col modus operandi, quali il gusto della sfida, la provocazione, la scelta dei luoghi del rito omicidiario, la messa in posa della vittima, la composizione proprio di particolari scene del crimine, la formazione di una specialissima collezione di vittime, perché i serial killer sono collezionisti di vittime, c'è chi lo sa e c'è chi invece agisce a livello inconscio, però questo fa sempre parte della firma psicologica. Lo fece Bilancia, lo ha fatto anche il mostro di Firenze, che se vedete è anche una collezione variegata di coppie. Comunque, il delitto del 68 non è opera di un serial killer, lo saranno gli altri. Il delitto del 68 ha un movente diretto contro una moglie infedele, nonché traditrice dei vari amanti, tutti all'interno del clan sardo, del quale la donna faceva parte. Barbara Locci era sposata col sardo Stefano Mele, lo tradiva con molte persone, coi fratelli Salvatore e Francesco Vinci ed altri. Firmò la sua condanna a morte quando decise di tradire il clan sardo appartandosi con un siciliano, Antonio Lobianco. Si appartò in località Lastra Signa, naturalmente esterna a questa città. I due vennero uccisi all'interno della Giulietta dell'uomo mentre erano intenti nei preliminari. Lui aveva i pantaloni sbottonati, lei aveva le mutandine sfilate, che però poi è stata ricomposta. Quattro colpi per ognuno. Lei una alla spalla sinistra, all'emitorace sinistro, uno fra la regione lombare e quella toracica sempre sinistra. A lui due proiettili nel braccio e due nell'emitorace sinistro. Ci furono il frugamento della borsetta della donna e il frugamento del cruscotto della vettura. Ci furono anche la manipolazione del corpo della donna. Quindi è uno schema di triade criminodinamica che si ripeterà in quasi tutti i delitti del mostro di Firenze, laddove il mostro di Firenze ha effettuato le sue attività sulla donna. Ripeto, però, il mostro di Firenze può essere una combinazione criminale di più persone. Comunque, nel delitto del 1968 non ci furono l'accanimento sadico e il rito mutilatorio dei successivi delitti. Vennero rinvenuti 5 bossoli e ne mancavano 3. Perché? Come mai? Dove sono andati a finire questi bossoli? Non lo sappiamo. Comunque, il delitto del 1968 ha una matrice di fredda vendetta sarda, proprio classico sardo, e vede coinvolti, accusati e sospettati in veste di committenti oppure esecutori o favoreggiatori del delitto il marito della donna Stefano Mele, il fratello Giovanni, il cognato Piero Bucciarini, i fratelli sardi Salvatore e Francesco Vinci, il siciliano Carmelo Cutrona e altri. Molti di questi andarono in galera e quando stavano in galera il mostro automaticamente uccideva. Lo faceva per rivendicare la propria identità?
lo faceva per far uscire da galera questi soggetti ingiustamente o giustamente sospettati, non lo sappiamo, fa parte delle varie ipotesi. Comunque, Stefano Mele nel 1968 venne processato e poi condannato per il duplice delitto, perché si era accusato del crimine, dimostrava conoscenza di alcuni particolari esclusivi dell'azione esecutiva, quale il numero dei colpi esplosi, la posizione dei due, lo spostamento dei cadaveri e poi anche il lampeggiamento di una freccetta, quindi del lampeggiante, e anche il fatto che ad Antonio Lobianco si fosse sfilata una scarpa. Tutti questi aspetti vennero riscontrati. Altro elemento inchiodante contro Stefano Mele furono le parole del figlioletto Natalino Mele, anni 6-8 mesi, costretto dalle circostanze ad assistere al delitto perché dormiva all'interno della macchina sul sedile posteriore. Venne svegliato dai colpi. Vide sangue, orrore, morte, si mise a piangere, visse terrore, disgusto e lacrime. Vide il padre assassino, vide qualcuno frugare all'interno della borsa della madre e del cruscotto, all'interno del cruscotto, vide lo spostamento dei corpi delle vittime. Natalino venne trasportato a Cavalcioni da qualcuno presso la casa di un certo Francesco De Felice, in via Vingone 154. Sì, erano le 2 di notte. Poi Natalino disse anche che questa persona, oppure qualcuno nascosto fra le canne, un certo Salvatore, forse Salvatore Vinci, mentre lo trasportavano per rassicurarlo, gli cantarono la canzone La Tramontana di Antoine. Appena l'uomo si affacciò, quindi De Felice, Natalino gli disse: "Aprimi la porta perché ho sonno, ho il mio babbo ammalato a letto, dopo mi accompagni a casa perché la mia mamma e lo zio sono morti in macchina." Stefano Mele comunque uscì dal carcere nei primi mesi del 1981 ed andò a vivere a Runco all'Adige presso un ospizio per ex galeotti, 1981 maggio. Un mese dopo cominciò la terribile serie omicidiaria del Mosso di Firenze con escissioni. Voglio ricordare però che nel 1974 già la pistola aveva ucciso a Borgo San Lorenzo, zona Mugello, una coppia di fidanzati e lì, secondo me, il mostro iniziò le prime attività di ispezione ed escissione di prova sulla donna per poi iniziare la serie sanguinaria e terribile dell'escissione nel 1981. Stefano Mele, dopo il 1982, lentamente e in maniera inesorabile, iniziò ad accusare i componenti del clan sardo. Diversi di questi furono incarcerati e, come ho già detto, vennero liberati mentre erano in galera perché il mostro uccideva. E qui sempre domanda: lo faceva per rivendicare la propria identità, per far uscire questi soggetti o per tutti e due i motivi? Poi, dopo il 1985, passò un po' di tempo e arrivò il bidone Pacciani, che creò la Pacciani Connection, ma questa è un'altra storia. E fra poco uscirà la vecchia edizione, quella del 1993-94, Pacciani Connection, però con degli aggiornamenti. Abbiamo parlato del delitto del 1968, non dimentichiamo che poi ci furono quelli del 74, giugno 81, ottobre 81, poi giugno 1982, settembre 1983, luglio 1984 e settembre 1985. Adesso mi riferisco al settembre nero del Mostro di Firenze, perché questo mese di settembre ci propone 3 delitti del mostro: 14 settembre 1974, commesso a Borgo San Lorenzo, zona Mugello, ai danni di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. Il 9 settembre del 1983, invece,
in Giogoli, località Galluzzo, zona Scandicci, vennero uccisi due ragazzi tedeschi, Uwe Rasch e Ostmeier. L'8 settembre del 1985, c'è anche chi dice 7, ma secondo me è 8 settembre 1985, furono uccisi Nadine Morio e Jean-Michel Cravecheville, due francesi. Il duplice delitto venne commesso in località Scopeti, zona Mercatale Val di Pesi, di Pesa, zona Scandicci. Quindi, se vogliamo immaginare un orologio, Firenze è al centro dell'orologio, grosso modo alle ore 7 c'è la zona Scandicci e la zona Mugello è fra la mezzanotte e l'una. Comunque, il delitto del 1974, quello commesso ai danni di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, appare non essere premeditato, bensì del tipo occasionale, l'ho definito di baldoria, istintivo, estemporaneo. La combinazione criminale Mosso di Firenze era in zona Mugello, per motivi da collegare, a mio avviso, allo spostamento di qualche soggetto della pista sarda proprio in quella zona. La combinazione criminale era con la pistola Beretta calibro 22 modello 70 e con almeno un'arma bianca. Questa combinazione criminale Mosso di Firenze aggredì la coppia, 5 proiettili all'uomo e 3 alla donna, 10 coltellate all'uomo e ben 97 alla donna, facendo attenzione però a non incidere né i seni e né il pube. Moltissime incisioni, era proprio un disegno variegato, particolare, che dimostrava che il mostro si era gratificato nel comporre proprio questa costellazione di ferite per cesellare il corpo tramite queste incisioni, e qui c'era proprio una curiosità esplorativa nei confronti del corpo della donna. E nel frattempo già si andava a estrinsecare una necromania particolare di questo soggetto. L'ultima parte della firma del mostro o della combinazione criminale fu poggiare o infilare sulla vagina della ragazza un vite di tralcio di vigna. Il delitto invece del 1983 a danno dei ragazzi tedeschi fu del tipo previsto, stabilito e premeditato. Non vi fu l'escissione del pube femminile perché questo non c'era, essendo le vittime due maschi, oppure perché la combinazione criminale Mosso di Firenze aveva deciso che così doveva essere. E se il mostro ha deciso questo, ricordiamoci, lo ha fatto anche perché cercava coppie speciali per la sua collezione speciale. Oppure non è che l'escissore mutilatore era impossibilitato ad agire? Comunque, la firma finale del mostro in questo caso fu prendere alcune pagine della rivista Golden Gay, accartocciarle e mimare la costruzione di una specie di altarino simbolico che andò a posizionare fuori l'epicentro della scena del crimine, dimostrando però reverenza al contenuto della rivista. I due tedeschi vennero sorpresi all'interno del loro furgoncino con targa tedesca, uno dei due aveva i capelli lunghi e biondi. Qualcuno dice che il mosso si era sbagliato, non condivido questa ipotesi, che il mosso si fosse sbagliato credendolo una donna per due motivi principali, non condivido questa ipotesi. Uno, perché il mostro controllava sempre le vittime e le studiava. Secondo, perché prima del delitto ispezionava la zona e cercava una zona sopraelevata, che io ho chiamato ara sacrificale, dove avrebbe portato la vittima femminile per compiere il rito dell'escissione. E questa zona era sempre posizionata in modo di avere le spalle coperte e osservare se qualcheduno provenisse esternamente. Nella fattispecie, quest'altare non c'era, quest'ara sacrificale.
Quindi il mostro sapeva che non c'era quest'ala e sapeva che non c'era sesso femminile da predare perché erano due uomini. Passiamo al delitto del 1985. Questo fu l'ultimo della serie pistola berretta più escissione del pube e del seno femminile. Era la notte fra l'8 e il 9 settembre del 1985. Il mostro era tornato dove tutto aveva avuto inizio, zona sud-ovest di Firenze, quindi orario 7, diciamo, nell'orologio. Per uccidere una coppia non appartata in macchina, bensì sotto una tenda. Anche in questo delitto assistiamo alla messa in posa delle vittime e alla composizione della scena. L'uomo venne buttato per lo scaraventato, eliminato dietro una siepe e coperto alla bene e meglio con alcuni scatoloni e dei rifiuti, quindi proprio disprezzo totale nei confronti dell'uomo, e il mostro di Firenze ha sempre mostrato questo dispetto, questo proprio rifiuto, questo disprezzo. La donna, dopo il complicato rito mutilatorio, perché vennero scisse pube e mammella sinistra, fu inserita all'interno della tenda con le mani messe in croce e la tenda venne chiusa, proprio a mo' di sigillo, di opera compiuta, quindi disprezzo per l'uomo, conservazione per la donna. La coppia era stata a cena a Cerbaia, alla festa dell'Unità, dove verso le 22:30-23 aveva cenato con pappardelle al sugo di lepre e con la lepre. Così constatò l'autopsia, così dichiararono alcuni testimoni. E questo fu uno degli elementi molto forti che scoprimmo quando difendemmo Pietro Pacciani per dimostrare che il modo che Pacciani non poteva aver ucciso i francesi, come diceva l'ipotesi accusatoria, perché l'ipotesi accusatoria riteneva che il delitto fosse stato commesso verso le 21:30. Ovviamente non poteva essere così, perché un'ora dopo i francesi erano a circa 20-30 km da località scopiti, erano a Cerbaia a mangiare pappardella al sugo di lepre. Dopo il duplice delitto del 1985, il mostro inviò una lettera alla dottoressa Silvia Della Monica, che faceva parte del pool investigativo antimostro. La missiva conteneva un lembo di seno della francese uccisa, lembo di seno però avvolto all'interno di cellophane. L'escalation quindi dell'azione esecutiva della premeditazione del mostro è evidente. Il primo delitto contro Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, quello del 1974, è del tipo estemporaneo, proprio frutto di baldoria animalesca, come ho già detto, con rito di incisione senza l'escisione e di accanimento sulla preda con inserimento del tralcio di vite di vigna, addirittura con l'esposizione degli indumenti delle vittime. Il secondo delitto invece è proprio del tipo freddo, con lo scopo di eliminare i due ragazzi tedeschi in quanto preziosi gioielli di una preziosa collezione, così proponendo un riferimento alla comunità gay e al loro eroico vendicatore Golden Gay, che era il protagonista della rivista a usare per fare l'altarino. Il terzo delitto, vittima i francesi, fu una vera azione da comando, con un modus operandi spietato e professionale, che vede lo sbarazzarsi immediato dell'uomo dopo inseguimento e, subito dopo, il trattamento ritualistico di mutilazione verso la donna. In tutto questo, voler inserire la teoria degli scalcagnati, compagni di sangue, compagni di merende, è semplicemente ridicolo. Oltretutto, voglio ricordare che Pierluigi Vigna e l'impianto accusatorio contro Pacciani prima ritenevano che Pacciani fosse un serial killer solitario che uccideva le donne e scindeva il seno perché era in preda ancora al trauma
del cosiddetto seno sinistro di Miranda, Miranda Bugli, la pastorella della quale Pacciani era invaghito, e Pacciani, vedendo questa pastorella andare in un bosco nel 1951 assieme a un certo Severino Bonini, uccise questo Severino Bonini. Quindi questa è proprio la ricostruzione ridicola fatta dagli inquirenti verso Pacciani quando l'hanno ritenuto serial killer solitario. Poi, quando capirono che sarebbe stato assolto, in appello andarono a inventarsi la teoria dei compagni di merende, una teoria alquanto scalcagnata come la prima. Grazie e buonasera.